specie di coazione a ripetere sul, diciamo, ottenere tutto sempre solo a maggioranza. Allora, su questo è bene anche però uscire un po' dall'ipocrisia generalizzata, no? Nel senso che è vero che per l'organo di garanzia, e questo è il massimo organo di garanzia, valgono delle riflessioni un po' diverse. Però tante volte noi sentiamo stanno occupando tutte le poltrone, fuori la politica dalla RAI, no? Fuori la politica dalle ASL, quante volte in questi anni abbiamo sentito frasi del genere. Beh, tutto ciò che è pubblico e che prevede nomine pubbliche per forza di cose passa dalla politica, quindi usciamo da questa, diciamo, velo di ipocrisia. È chiaro che la Consulta è un caso diverso, però è vero pure che la Consulta appunto elegge solo 5 membri su 15 con la politica, cioè in Parlamento, perché 5 sono nominati dal Presidente della Repubblica e altri 5 dagli altri organi della magistratura. E sinceramente anche qui non mi risulta che ci sia stato un Presidente della Repubblica eletto da una maggioranza di centrodestra, né che la magistratura italiana tendenzialmente, come dire, storicamente si è orientata più a destra che a sinistra, per cui ora che un nome proposto dalla destra diventi un vogliono occupare tutto, vogliono fermare i referendum o diciamo approvare le riforme, mi sembra anche eccessivo, no? Come proprio tipo di potere dato a questo eventuale giudice. Sta dicendo che come dire, tra i 5 soltanto qualcuno in cui il centrodestra può riconoscersi è soltanto possibile, no, fra quei 5 nomi, e quindi che anche i prossimi, perché poi se ne devono eleggere altri. No, però altri. Chiedo scusa, non si parla del nome. Io sul nome non ho nulla da dire, si parla del metodo col quale questo nome viene presentato al Parlamento. Non quindi di un'opportunità. Probabilmente se nome l'avessero presentato in modo diverso sarebbe già passato. Prego, abbiamo interrotto il professor De Gregorio. Scusi se l'ho interrotta, professore. Sono stata io, prego. È possibile anche che sia accaduto il contrario, cioè che diciamo, il nome abbia permesso di creare il caso sul metodo, proprio perché il nome, come diceva giustamente Alessandra Sardoni, è ritenuto ormai nel percepito di massa come l'autore, non lo sappiamo se è vero, è il presunto autore della riforma del Premier. Questo è vero, però lo sappiamo fino a qui. Beh, mica c'è la sua firma, e soprattutto una riforma sicuramente tante teste. No, ma l'ha messa sola, diciamo. Si è fatto intervista. No, certo, professore, io ricordo anche come ricordava lei, togliamo il velo di ipocrisia, per favore. Lei suggerisce di togliere il velo di ipocrisia, lo tolga anche lei, eh? Così parliamo tutti in modo più sincero. No, ma voglio dire, visto che è dato per acquisito che sia lui il padre della riforma, e secondo me, ripeto, lo dico da professore, una riforma ha tante teste, di solito non una sola, però diciamo che sia tutta sua, è chiaro che viene più facile la polemica sul metodo, perché in questo caso merito e metodo vanno in qualche modo incrociati, a intersecarsi. Esatto. Sì, io questa domanda, diciamo, una domanda sul nome la farei ancora, Andrea Fabozzi, poi ci torniamo tutti, poi ci raggiungeranno altri ospiti, quindi continuiamo a parlarne di questo tema, perché ha tanti risvolti, e poi perché c'è anche un tema dell'opposizione. Però sul nome,